Allora, ciao splendide splendenti, hola chiche, hola chichi, ciao belle, come va? Allora, tornata dalla giornata bellissima di Livorno, sono felicissima, sono state carinissime, dolcissime. Ragazze, davvero, io ci sono rimasta male proprio perché essendo la prima volta che mi cercano per fare una cosa del genere, sono rimasta molto sorpresa già da questo e poi sono state carinissime. Come vi ho detto, il 2 faremo questo incontro, ci hanno dato questa possibilità, quindi niente da dire, davvero mi hanno lasciato allibita. E oggi vi voglio parlare dei prodotti. Allora, fra poco scappo al lavoro, stamani sono stato tutto il giorno al lavoro. Mi è arrivato le ciglia simili a quelle che mi piacevano tanto. Poi vi farò l'haul della robetta che mi è arrivata da eBay, qualcosina. Però sono molto più piccole rispetto a quelle che avevo io, quindi erano molto più lunghe esterne. Però sono carine, ma si vedono molto molto meno di quelle che piacevano a me. Infatti credo che non le ritroverò mai più quelle là, perché le presi per caso da eBay e vabbè. Allora, vediamo se ho da dirvi qualcosa di nuovo o no. Insomma, l'haul della rovina che mi è arrivata ve la farò poi vedere, che per l'appunto hanno il numero loro qua. Io ho la scatola vecchia di quelle che piacevano a me, però non ho il numero perché il numero è al di fuori e io la scatola l'ho buttata, quindi vedete sono molto più spesse rispetto e fitte rispetto a quelle che ho io. Eccole qua, vi faccio vedere la differenza. Per esempio, vediamo se riesco a prenderla facendovela vedere. Non si vede molto, ma comunque sono diverse. Però vabbè, mettendo sopra un po' di mascara e via, non è poi così male. Allora, un prodotto mi ha molto deluso, ma ve ne parlerò nei promosse bocciati. Poi vi volevo dire una cosa sulle lenti che ho acquistato. Allora, ho paura che siano graduate, quelle che vedrete nel video della Lash, in fondo, quelle grandi, perché proprio non ci si vede una mazza. Allora, ti davano la possibilità di scegliere un meno 5 o un meno 6, che io non so cosa voglia dire, e non credevo fosse la graduazione, perché comunque tutte allora sarebbero graduate. Quindi niente, le prenderò da Pinky Paradise e festa finita. Spenderò qualche soldino in più, ma pazienza. Queste me le ha regalate una ragazza tempo fa, giorni fa, insomma. Sono viola, uguali a quelle che avevo prima. Sono belle, mi piacciono. E comunque ecco, le porto di rado perché dopo un po' l'occhio fa fatica di brutto e quindi insomma, anche ieri sera erano particolarmente rossi. Allora, cominciamo perché poi devo andare al lavoro sperando di fare la svelta e di riuscire. Allora, questi sono i prodottini. Io nel video che vedrete oggi, quindi quello di Lash Livorno, sotto avete tutti i vari link del sito dove acquistare, del loro Lash Livorno. E per il 2, per il nostro incontro, vi farò comunque sapere meglio giorno, ora, giorno è quello, scusate, l'ora e tutto quanto. Voi non avete idea di questo pacchetto quanto profuma. Loro sono state molto carine, io ho speso dei miei soldi, ma loro mi hanno regalato alcune cosine. Sono state davvero davvero molto gentili. Come sapete io non conoscevo la Lash. Penso di aver avuto una crema, una, che prese mia mamma tempo fa. Non so, fece un viaggio a Torino, ora io non ricordo se a Firenze, Torino, non ho proprio la ricordanza. Però ho preso questi prodottini della Lash e sono gli unici che sono riuscita a provare. Mi sono innamorata perché hanno un odore ottimo, sono naturali, sono particolari, mi piacciono tantissimo. Cominciamo! Allora, innanzitutto, questo è il catalogo natalizio perché ora avevano solo questo, dove all'interno c'è spiegato tante cose che almeno io me lo leggerò perché non conosco. Allora, cominciamo. Pesco a caso. Questo è Barbados. Allora, questo è il prodotto che secondo me è il miglior prodotto della Lash. Oddio, oddio, oddio. Oddio.
Io sono rimasta allibita da questo prodotto perché mi ha colpita veramente tantissimo. Ne avrei presi almeno 3 o 4 e non ho potuto prenderli perché non avevo più soldi. Ma sarà, credo, un prodotto che mi porterò dietro a vita. Allora, questo è un autoabbronzante della Lush. Allora, costa 6 euro al pezzo. Ok? 6 euro e qualcosa. Vi faccio vedere. Allora, il prodotto è questo qua. È un cuoricino, appunto, come vedete. La tinta che fa sulla pelle è questa. Cioè, il colore che fa sulla pelle è lo stesso identico colore che voi vedete del prodotto. Ve lo faccio vedere perché merita veramente tantissimo. Allora, io so, a parte che ha un odore dolcissimo e quindi a me mi piace molto, vi faccio vedere. È naturalmente autoabbronzante vero e proprio, quindi questo quando lo togliete e andate a farvi la doccia il colore se ne va. Allora, ora io ho esagerato per farvelo vedere, ma questo è il colore che fa. È una vita cerco un autoabbronzante così, quindi color nocciola, anzi neanche, color cioccolato con le frangianze dorate e appunto questo odore fenomenale. Io credo che sarà l'unico autoabbronzante che da oggi userò. Sono rimasta veramente, vedete, spandendolo quanto il colore poi cambia e diminuisce, ma è veramente eccezionale, è splendido ed è lo stesso risultato di questo. Quindi poi se ne va con una passata d'acqua, però ha la cangianza dorata, è luminoso ed è la classica colorazione che io adoro, adoro negli autoabbronzanti. Quindi questo è l'autoabbronzante della mia vita, io non cambierò mai più autoabbronzante. 6 euro a cialdina, comunque a cuoricino, e quindi vi farà anche un bel po'. E si chiama Barbados Tintarella. Vado a prendere per lavarmi. È splendido, lo adoro, lo adoro, lo adoro. Andrà nei prodotti preferiti. È l'autoabbronzante della mia vita. Basta, io gli altri non li userò mai più. Oramai ho trovato il mio autoabbronzante. Devo andare al lavoro, non ce la farò a fare il video. Lo continuerò stasera. E quindi è veramente, ragazze, è il mio autoabbronzante della vita. È con l'acqua va via, però anche gli altri vanno via, quindi basta. Il bello di questi prodotti è che hanno questi odori talmente buoni, anche una crema ha un odore buono, per esempio la mia aloe vera, oddio non mi viene il nome, quella che adoro tanto, l'aloe crema all'olio d'argan, ha un odore meraviglioso, ma questi prodotti fanno sì che gli odori nella pelle persistano molto di più rispetto ad una crema normale, e questa è una cosa che mi fa un pazzo. Allora, andiamo avanti. Questo è lo splendido splendente. E questi sono i campioncini che mi hanno dato loro, vi faccio vedere dopo. Allora, qua abbiamo una balistica, non l'avevo mai viste, mai provate e devo dire che sono eccezionali. Mi piace quello che fanno, me l'ha messa una nell'acqua che vedrete nel video, brucia l'acqua proprio. 2,60 euro a balistica. Questa ha un odore dolce, a me gli odori dolci mi fanno impazzire. Allora, questa è la faccia di Babbo Natale. A parte che hanno questi packaging che sono la fine del mondo, e ha un odore veramente, veramente, veramente micidiale, dolce, e mi fa impazzire. Ora io non la voglio buttare tutta nell'acqua perché mi dispiacerebbe una intera, però credo che dovrò fare così. E questa è la faccia di Babbo Natale. Io credo che non le userò mai, cioè finché non avrò una bella quantità di prodotti da poter usare, alcuni non le userò, lo so di già. No, mi spiace usarla una intera per una doccia e una vasca e basta. E quindi questa è la balistica di Babbo Natale. Questo è il pensierino che mi hanno fatto loro. Poi, questo è, che è qualcosa di... oddio, ed è il morbidone al cocco. Questo è uno shampoo. Naturalmente io questi prodotti poi li proverò e vi farò anche una recensione sul prodotto provato, che io ripeto non ho mai usato Lush e quindi voglio veramente, sapevo mi sarebbe piaciuto, ma ragazzi è un brand che a me mi ha sconvolto davvero, perché
ha tutto, veramente tutto su tutto e prodotti veramente eccezionali. Allora, questo appunto è il morbidone al cocco ed è lo shampoo, che anche questo costa solo 2 euro e qualcosa al pezzo. Anzi no, al letto, scusatemi, un etto se ne danno. Allora, naturalmente sopra c'è scritto come usarlo, perché ogni prodotto ha il suo utilizzo, il suo modo di essere utilizzato. Ed è fatto così, va staccato a pezzetti e usato come shampoo. E questo è il morbidone al cocco. Poi abbiamo... questo ve lo faccio vedere dopo perché è quasi tremenda la cosa. Questo è quello che vedrete anche nel video ed è quello di San Valentino. Ora io non ricordo come si chiama e non c'è il bigliettino, purtroppo l'avrò rotto. Allora, il prodotto è questo qua, è un olio da massaggio, classico odore dolcissimo, tipo è marshmallow. Mi fa impazzire, ragazzi, sono delle esperienze sensoriali. Adesso io infatti questa ve la do. Devo prendere il ciotolino che c'ha la mia mamma, perché altrimenti rischio veramente di sciupare il prodotto a tenerlo nella busta, perché se ne va l'odore. E questo è appunto questo brand, questo prodotto di San Valentino. Come faccio, me lo dite? Ed è appunto questo olio da massaggio, lo vedrete anche nel video, è quello con il cuoricino e fa di marshmallow. Ora devo prendere l'altro contenitore. Poi abbiamo i vari campioncini che mi hanno dato e poi vi faccio vedere questo, che è veramente pazzesco. Questo costa 8 euro ed è un prodotto per le labbra. Ci sono tre colori, c'era un rosso, era meraviglioso, ma questo mi ha colpito troppo di più. Si chiama Svegliami. Vi faccio vedere il colore, se riesco senza le mani straunte, non ce la farò mai. Forse ce la faccio a farveli vedere tutti. Non ce la faccio, mi guiscia le mani, ce l'ho fatta. È un colore bellissimo, è un dorato, sempre nocciola, sempre bronzato, che mi fa morire. Eccolo qua. Cioè, guardate com'è. Ieri l'ho messo sulle labbra e... è qualcosa di vergognoso, ma quanto è bello. Lo metterei su oggi, ci starebbe molto bene, ma il rosa smorza un po'. Ragazzi, è fantastico, 8 euro ed è meraviglioso, spero solo che duri parecchio. E poi vedete, a seconda di quanto lo mettete, ha una certa intensità. Sono rimasta davvero colpita anche da questo, è stato babba mia, non potete capire a me questi prodotti quello che mi hanno provocato, perché io ripeto, non l'ho mai avuta Lush e sono dei prodotti talmente particolari e belli che non sono spiegabili. Poi questo è splendido splendente ed è l'olio brillante. Questi sono dei piccoli campioncini che loro mi hanno dato. Allora, anzi no, questo l'ho comprato e questo è lo stesso cuoricino che io avevo preso e c'aveva la mia mamma. Mi piace tantissimo perché è tipo crema, però rilascia sul corpo questi brillantini che sono qualcosa di fenomenale. Cioè, lo vedete? Sono questi brillantini e questo, questa luminosità, che è fantastica, mi sono riempita, vi giuro. Mi metterò addosso sempre tutta questa roba e ora voglio fare un ordine bello gadollo, perché mi fa impazzire sta roba. Poi adesso abbiamo i campioncini. Questo è il Karma Cream ed è la crema corpo. Questo lo vedete usare, mi sembra, no, forse questo no, durante il video. Me l'hanno dato nella giarrettina e ha un odore molto fresco. Sì, arrivo, però allo stesso tempo molto dolce. Ok, io vado via perché devo andare al lavoro. Vi dovevo far vedere il Mai Senza, la Terra Madre e l'Erba Libera, Erba Libera, e questo ve li faccio vedere stasera, ok? Quando sono dal lavoro. Quindi ci vediamo più tardi. Ciao gnocchi. Allora, amori miei, eccomi qua, tornata dal lavoro. Abbastanza stanca perché questi 2 giorni sono stati davvero intensi. E quindi rieccoci qua. Le orecchie non potevano mancare. Le lenti a contatto mi stanno cominciando a arrossare un po' gli occhi, quindi adesso prenderò un collirio
e ho mandato un messaggio a quelli delle lenti di manga perché gli ho spiegato che queste lenti a me provocano dei problemi, non ci vedo assolutamente. Ma la cosa peggiore secondo me è che sono proprio delle lenti visive, cioè graduate, e quello secondo me è l'unico problema. Allora, torniamo ai nostri prodottini Lush. Quelli che vi ho già fatto vedere ve li volevo togliere, di modo che vi volevo parlare meglio degli altri. Allora, qui c'è lui, eh. Cioè, ragazze, veramente io sono folgorata. Guardate, non lo dico perché mi hanno chiamato loro. Guardate, il blush della Shaka, tutto il giorno ce l'ho. Ho deciso di prendere la palette grande della The Balm, quella come io ho la Meet Matte con l'omino, solo è grande con tutti i marroni. E non lo dico perché lo sapete che non sono una di quelle che lo dice perché loro mi hanno chiamato, lo dico perché veramente mi sono piaciuti tanto. Oggi me li sono dati addosso, ero profumata tutto il giorno e queste cose, gli odori così dolci a me piacciono e questi odori persistenti. Allora, qua abbiamo lo splendido splendente ed è, ah no, ve l'ho già fatto vedere, che è quel cuore a brillantini. È favoloso perché poi ha delle cangianze leggermente bluastre. Poi veniamo, allora, prima vi faccio vedere anche questi. Allora, questa scatola ce l'avevo, le scatole sono molto comode. Io ho sia questa che l'altra quadrata. Le scatole sono molto comode proprio perché riescono a durare tutta la vita e ci mettete quello che poi volete interno, dentro. Allora, qui dentro c'ho un olio da massaggi. Allora, questo è fatto così con il fioricino ed appunto io credo, a quanto ho capito, è lime e qualcos'altro, e appunto è un olio da massaggio. Lo si friziona tra le mani e lui poi vi fa tutto quell'olietto come fa l'altro rosa e ve lo spandete sul corpo. Allora, questo ha un odore molto più agro e fresco rispetto agli odori molto dolci che piacciono a me, però nonostante sia molto fresco come odore mi piace tantissimo. Poi abbiamo questa qua, l'ho messa qua perché l'avevo dentro quella quadrata, solamente quello lì di San Valentino mi si stava squagliando tutto. Allora, questo è un sapone al carbone e ha un odore meraviglioso, molto dolce anche questo. Ragazzi, io sono, che palle, allibita perché oltretutto la Lush qua da me non c'è e quindi sì, la puoi reperire tramite internet, però è una rottura. Mi dispiace molto questa cosa. Allora, questo mi hanno detto che è un sapone per lo sporco, carbone e fango. Per l'appunto il suo colore nero viene, ecco, mi si è battuto, chiaro. Il colore nero viene da questo. Come se è anche molto granulato, all'interno c'è dei granuli. Ha un odore eccezionale veramente. Questo è molto dolce, quindi con questi anche microgranuli che contiene riesce a togliere molto meglio lo sporco e quindi fa questa azione meccanica eccezionale. Vado a lavarmi le mani, ma è un odore, oddio! Ragazze, sono euforica, davvero. Ho anche notato che questo nero non fa troppa schiuma. Non so perché ne avevo poco, forse probabilmente è uno scrub, appunto fatto di carbone, per togliere bene lo sporco senza sapone, senza schiuma. Allora, vi faccio vedere i campioncini e poi apriamo insieme il pacchettino che m'hanno fatto. Allora, questo è il My Senza, ed è appunto quel detergente viso che hanno usato appunto per me. La cosa bellissima erano le maschere, messe appunto sopra quel coso di alluminio che era un frigo, perché essendo naturali in quel modo, quella alla cioccolata sapeva di cioccolata, cioè, so veramente, poi anche il solo vederle, quindi il solo occhio, cioè ti viene da prendere un cucchiaio e mangiarle. Detergente viso My Senza, questi sono lì i sample che mi hanno gentilmente dato. Sciogliere un pezzetto sulle mani, massaggiare sul viso
appunto evitando gli occhi e risciacquare. È un detergente, però è uno struccante, anzi, perché io mi ricordo di avergli detto detergente e lei mi ha detto no, è uno struccante. È molto morbido, toglie molto bene lo sporco, forse ve l'avevo già fatto vedere, scusatemi se mi ripeto. No. Allora, anche questo ha un odore micidiale. È buonissimo, è dolcissimo. Come vedete è fatto solido, poi viene qui appunto sulla mano, lo frizionate e appunto toglie il trucco. Oddio. Oddio. Con i sample, a parte adesso mi sono scritta le cose che voglio prendere tramite il sito. Le ho proprio scritte quel giorno. Con i sample, se mi troverò bene, ho deciso poi di prendere e acquistare altre cosine. Questo è il My Sense, allora. Perché? Perché sto finendo l'acqua micellare dopo un sacco di tempo, quella che mi ha mandato la mia cucciolotta Brenda. Se mi trovo bene appunto con questi prodottini, mi farebbe molto piacere acquistarli. Scusate questi schiocchi che faccio, ma quando sono contenta. Davvero ragazze, sono rimasta super entusiasta. Glitter Lady, ve la chiamo così perché lei almeno sapete chi è, una ragazza che fa i video, me l'aveva detto di vederli perché sapeva che mi sarebbero piaciuti, Nunzia lo stesso. Ragazze, sono rimasta veramente folgorata, davvero so. Vabbè, non voglio essere noiosa. Allora, questo è il Karma Cream ed è appunto una crema corpo. Allora, Credo sì. che questa è quella che vi ho fatto vedere di anzi, crema corpo. E anche questa è molto fresca come odore. Non sono male, anche se io adoro lo stradolce. Comunque, anche questi odori freschi sono molto buoni. Poi abbiamo Erba Libera, sempre il detergente per il. Questo invece è un detergente, quello era invece uno struccante. No, mai senza detergente viso. Sciogliere un pezzetto sulle mani, massaggiare sul viso evitando gli occhi, anche questo. Questo dovrebbe essere quello che mi ha dato per provare per la pelle impura. Esatto, allora, questo ha un odore che non mi piace per niente. Sa di mangime di pollo, anzi di mangime di uccello. È un odore che a me non piace assolutamente. No, no, meno male che è cascato tutto lì dentro. No, queste cose mi fanno troppo incazzare. È praticamente molto in polvere, tipo polvere, e quindi mi è cascato tutto. Comunque sicuramente sarà un ottimo prodotto, anche se l'odore non è dei migliori. Ok? Purtroppo mezzo mi è cascato in terra, queste cose, guarda, mi ci sono nervoso che non me lo dico. Ok, poi naturalmente quando le avrò provate vi farò sapere cosa ne penso. Poi l'ultimo è la Terra Madre, che è una maschera per il viso. Conservare in frigo, lasciare agire per 10 minuti. Dovrebbe essere quella che appunto mi hanno messo a me. Tanto la riconosco. È quella la cioccolata. Oh mio Dio. Allora, voi non potete capire. Allora, è quella la cioccolata e si chiama Terra Madre. Allora, per me avere una maschera alla cioccolata così è un problema. Io fin da piccola ho il problema che quando sento un odore così mi viene da metterlo in bocca. Sarà buonissima, ma io non posso avere una maschera così perché veramente ci metto il dito e la metto in bocca. È un problema grande che ho da una vita. Purtroppo quando sento questi odori io, mi viene da metterli in bocca. Ho dovuto da piccola smettere di mangiare il Big Bubble perché lo ingoiavo. Comunque è impressionante, davvero, veramente impressionante. Vi farò sapere com'è. Allora, adesso apriamo il pacchettino Dolci Questo è il Pensieri. pacchettino regalo che mi hanno fatto. Appunto Dolci Pensieri. All'interno c'è la balistica che adoravo io e poi il sapone per bambini di oggi e di ieri, dal rosa inconfondibile, un profumo dolcissimo. Oddio, lo apriamo insieme.
non avrei voluto rompere questa, ma mi sa che la dovrò tagliare. Aspetta. Allora, I want candy. Questo è proprio un regalino, quindi è anche un'idea molto carina per Natale. E infatti erano di Natale. Allora, a parte non avete idea dell'odore che fa questa scatola, queste signorine qui, non riuscirò mai a staccarlo per farvelo vedere, sì che ce la faccio, fatto di modo che si può staccare, in ogni scatola della Lush, io per l'appunto ci avevo fatto caso, ci sono queste facce, a parte che è bruttissimo e non si capisce se è un uomo o una donna, comunque sono le persone che creano il prodotto e questa è di conseguenza la persona che ha creato la scatolina. Allora, questa è la balistica secondo me più profumata. Oddio. Allora, internamente è fatta così, a parte guardate come è sto rosa fucsia con questo bianco, cioè io non ho parole, non ho veramente parole. Questa è la balistica che adoro e me l'ha regalata, oddio, Giuditta. Allora, eccola qua. Cioè ragazze, non potete capire che odore ha, cioè non lo potete intendere se non lo sentite. Oddio, quanto mi piace, qui mi drogherei di questa roba. Oddio. Allora, è una balistica, va messa dentro la doccia, anche questa fa tutta la schiuma, come tutte le balistiche, che io oramai sono innamorata. E poi abbiamo questo splendido, meraviglioso, splendido, meraviglioso, splendido, meraviglioso sapone, fatto così, a stella, proprio sapone, ancora più buono della balistica, ed è... Uio. Allora, per l'appunto, lo stesso giorno che sono arrivata, gli era arrivato il sapone di San Valentino. Lo dovreste vedere nel video. Tutto un rosa, non rosa così, un rosa scuro tipo questo. E all'interno c'era i cuori bianchi tagliati. Cioè, ragazze, un cuore enorme, lo tagliavano con il coltello appena sono arrivata, con un dolce proprio. Dio signore. Ok, e questo è il sapone. Ottimo, veramente. Ma poi sono morbidissimi, cioè guardate, io qui ci sto affondando le dita, ok? Vedete, viene proprio, cioè, senza parole, davvero. E questi erano i prodottini che ho preso alla Lush. Ragazze, davvero, vi ho lasciato tutti i link nell'info box del video. Per qualsiasi cosa chiedetemi pure, ma io non vi saprò dire granché perché, ripeto, conosco la Lush da... da adesso proprio e appena proverò qualcosa, comunque comincerò ad usare dei prodotti. E poi questa, guardate com'è, cioè è stralucida, no, non potete capire, guardate, cioè voi vi fate praticamente la doccia, uscite, siete tutta un brillantino. Dio, queste cose mi fanno impazzire. Allora, questo era i prodottini che ho preso alla Lush e quelli che mi hanno regalato loro gentilmente, veramente davvero gentilmente, i figli campioncini e questo. Ragazze, il 2 ci sarà questo incontro, ma comunque vi farò sapere poi più qua. Io ringrazio ancora Giuditta e Lidia, vi mando un bacione, non vedo l'ora di rivedervi. Appena ci sarà un prodotto nuovo che uscirà, me lo manderanno, a quanto ho capito, e lo recensiremo insieme. Ragazzi, questi prodotti sono veramente la fine du monde. Vi mando un bacio immenso, spero che questi prodottini vi piacciano, spero il video vi piaccia. Vi salutano le mie orecchie. Hola chiche, hola chichi, lasciosi, ciao.